cosa faccio io? Io faccio machine learning, statistica, faccio analisi del linguaggio. Mi hanno offerto questa opportunità di venire a raccontare un pochino di cose. In particolare il mio ruolo è un'azienda professionale è coordinare due team di ricerca congiunti aziendali e universitari. Ora quindi quello che facciamo qui è sostanzialmente una equivalente di una ricerca bibliografica, un'analisi bibliografica di quello che è adesso il regime di ciò che esiste. Quindi parte della spiegazione sarà nota, ovviamente, parte spero di no, in generale questo è un quadrone riassuntivo. Ci sono tante ottime persone che sanno fare questo lavoro molto bene, ovviamente, come tutte le cose. La presentazione riprende quello che è un capitolo particolare di questo ottimo libro che io consiglio in generale per quanto riguarda il linguaggio. Iniziamo. Allora, numero uno, un pochino di passo indietro. Che cosa sono gli agenti conversazionali? Agenti conversazionali si intendono quindi dei programmi che interpretano il linguaggio al fine di rispondere all'utente. Adesso la maggior parte di questi agenti conversazionali va a usare informazioni da internet, non è necessario. Quello che va in particolare a caratterizzare quindi un oggetto conversazionale è il suo input e il suo output. Si tratta di un'interfaccia uomo-macchina. Questo è uno schema di principio estremamente generale, va notato che ovviamente agenti conversazionali per fare un'analisi molto di massima ci sono quelli che vanno sul linguaggio parlato e quelli che invece interagiscono scritto. Che cosa cambia? Cambiano i blocchi di input e di output. Perché mi interessa questa visione analitica? Perché poi tipicamente come ricerca quello che si va a fare è cercare di migliorare o di modificare un aspetto, non c'è bisogno di ripetere tutto questo. Per quanto riguarda la parte del parlato ci sono naturalmente i moduli condition e di sintesi. Queste sono già di per loro due grossi ambiti di ricerca, tra l'altro molto, molto attivi in questo periodo. Ci sono delle ricerche abbastanza nuove di Microsoft e di Bantu, dove per esempio stanno iniziando a fare delle cose preoccupanti sulla sintesi. Se prima servivano decine migliaia di ore per attestare un po' sintetizzativo di ore di testo parlato e di corrispondente letto scritto. Non so se avete presente come si. Chi di voi ha presente vagamente come si attesta un sintetizzatore vocale moderno? È un'applicazione di machine learning e come tale, tipicamente adesso di deep learning, e come tale si va a utilizzare un dataset di addestramento. Bisogna riuscire ad addestrare un algoritmo che, preso l'input che è il testo scritto, riesce a produrre quello che è l'output, che è invece poi l'audio che rappresenti questo stesso testo scritto. Come si fa? Nella maniera del deep learning adesso, in maniera supervisionata, si vanno a utilizzare delle letture di testi in maniera tale che sia una comparazione del input desiderato e dell'output desiderato. Per fortuna questo è un ambito in cui ci sono degli ottimi dataset. Perché? Perché per fini scientifici ci sono tanti libri che vengono letti da volontari per i non vedenti, e così facendo con una grossa quantità di questo tipo di combinazioni output si vanno ad addestrare dei sistemi che vanno poi effettivamente a ricreare i suoni. Ora, la cosa interessante e preoccupante è che invece che decine di migliaia di ore,
circa 20 minuti di valorato il corrispondente progetto. E Baidu, Baidu è un grosso, una grossa azienda cinese, sostiene di essere in grado di farlo con circa 4 secondi. Ok, adesso che siano 4 secondi o che siano 20 minuti, il fatto è che hanno cambiato approccio, adesso stanno applicando degli approcci diversi di transfer learning, si chiamano, magari se vogliamo, adesso isolo un po' più. La questione è che stanno migliorando tantissimo questo blocco. Adesso vedete perché piace la visione analitica, perché invece dal punto di vista del dialogue manager sostanzialmente negli anni 70 non c'è particolare in giro. Ora, facendo il giro completo, quindi nel caso in cui ci sia la parte di spoken, quindi la parte di parlato, si va a fare speech recognition. Su questo sappiamo che alcuni particolari algoritmi hanno le orecchie più degli altri. In generale, da quando il parlato è diventato testo o se è stato digitato direttamente, lì il risultato è molto migliore. Ci sono delle formalizzazioni che chiamano questo Natural Language Understanding. Si passa poi al Dialogue Manager, dopo abbiamo la definizione e una piccola panoramica dei principali Dialogue Manager. Il Dialogue Manager è quello che deve capire la domanda e cercare di produrre una risposta. A differenza poi del Task Manager, che dopo che ha già percepito, ha già ricevuto l'interpretazione del Dialogue Manager, decide se il task è stato effettivamente portato a termine in maniera corretta oppure no. E dopo c'è la pipeline di uscita. Adesso qui, l'individuazione. Gli agenti conversazionali possiamo in generale dividerli per scopo. Chatbot ha la pretesa, ha il tentativo di essere più che altro open domain, quindi cercare di effettivamente simulare una conversazione, cercare di andare poi effettivamente a passare il test di Turing. Questo è molto diverso ovviamente da quelli che di solito sono più utilizzati di business, che sono invece degli agenti conversazionali che hanno un goal, sono un goal che cercano esclusivamente di aiutarmi a completare una certa funzionalità. E le differenze sono anche nella struttura interna. Io qui ho bruciato questa slide perché l'ho detta prima, fa niente. Una principale differenza tra i goal based e i chatbot è che tra i goal based noi cerchiamo quindi delle performance di business e tipicamente non consideriamo che l'utente, dal punto di vista dell'utilizzabilità, consideriamo che l'utente non abbia voglia di fare ciccia, di perdere tempo, quindi cerchiamo conversazioni corte, particolarmente on point, spesso e volentieri. Quindi si sta parlando di un flusso dialogue manager, un flusso che sia il più programmato possibile, molto, molto corto, mentre invece il chatbot ha la pretesa di cercare di essere proprio conversazionale, cioè si cerca anche di fare small talk, ovviamente, perché questo è quello che fanno le persone. Certo. Quando dici corto, intendi poco profondo o poco ampio? No, potrebbe essere ampio. Potrebbe essere ampio a piacere, come spettro delle possibilità della conversazione. Anzi, per esempio, ci sono dei casi che adesso poi mostro, dove il fine di business può essere, per esempio, l'information retrieval. Quando è information retrieval, è un caso in cui la risposta è ampia, piacimento. Mi immagino la mia azienda che ha tutte le policy presentate per comodità in un chatbot, io gli chiedo una cosa e lui va a cercare su tutti i documenti aziendali, mi ritorno in descrizione significativa. Corto, che è l'interazione
richiamo, e non per disprezzo, ma richiamo i valorienti, diciamo, dei, alla fine dei centralini modificati, che ovviamente sono molto più comodi che utilizzare tastiere come o la scrivania di ricezione. Ma noi tutti ci aspettiamo che l'utilizzatore di tale sia così, non vogliamo perdere tempo perché ci chiede come va. Non c'è scopo. Adesso una cosa. Una cosa interessante è che uno dei chatbot di miglior qualità è ancora con la stessa infrastruttura di Eliza, che è un programma conversazione, credo che sia stato il primo programma conversazionale sviluppato negli anni 60. Esistono ovviamente varie evoluzioni da Eliza in poi, adesso sto proprio parlando dei chatbot. L'evoluzione che è pluripremiata, l'evoluzione di Eliza pluripremiata è stata Alice, credo che fossero gli anni 2000, mi ricordo, e adesso c'è Mitsuku. Al lato pratico si tratta però ancora dello stesso approccio di Eliza, per lo più si tratta di tutte interazioni ancora codificate a mano. C'è il succo pluripremiata che vince il premio per il miglior algoritmo che cerca di superare il test di Turing, che ha codificati più di 300.000 intent a mano, e devo dire è abbastanza strabiliante. Andate a cercarla, ci ha dato un po' in inglese e noi ci siamo resi conto che insomma è simpatico. Ma sia degli intent che delle ontologie collegate. Cosa significa? Significa che è anche parzialmente in grado di rispondere a tema secondo quanto di Wikipedia e altre delle risorse open domain sono in grado di fornire le informazioni. Per esempio, mi ha chiesto un'informazione su Lyndon Johnson, presidente degli Stati Uniti, non la sapeva, gli ho puntualizzato che aveva sbagliato, gli ho detto dove andare a ritrovare le risorse, e dopo sapeva rispondere, quindi hanno anche codificato a mano questo tipo di interazione. Non so se mi spiego. Se vi ricordate, un altro tentativo famoso, quello di Microsoft TIE, capite perché è particolarmente importante codificare a mano le risposte. Okay. Microsoft TIE aveva invece, era un tentativo di creare un'interazione che non fosse codificata a mano, ma che fosse effettivamente basata su un'interazione con gli utenti Twitter nel giro di in Cina sta ancora andando l'equivalente di Microsoft TIE con degli eccellenti risultati. Mentre invece su Twitter in inglese americano, dopo at what time at this time, giusto? Lui aveva iniziato a dare delle risposte decisamente poco appropriate. Anche a risolvere il giorno dopo di ammazzare i messicani praticamente in massa, aveva consigliato. Questo non lo sapevo, sarà contento il mio collega. Assolutamente sì, e poi ho visto anche delle altre volte che se la prendeva che se lo prendesse con i democratici dicesse che Trump dovrebbe ammazzare tutti, eccetera. Esatto. Lì sono iniziati effettivamente i discorsi sull'etica, molto importante, il Gates è un grande fan. Adesso qui parliamo un attimino dell'architettura. L'architettura di questi bot, le migliori sono ancora basate su regole. Mitsuku è di tipo rule-based, si tratta di quindi una struttura semplicissima che si va a creare un dialogo che può anche essere molto complesso perché è basato anche sul topic, sulle presenti e passate interazioni.
Science hanno rilasciato open source un'estensione dell'XML che si chiama AIM, che consente di andare a definire quindi tutte queste regole in una maniera molto comoda, il Zuku è soltanto un motore che riesce a customizzare a piacimento. Il bello è che questo è in grado di fare small talk, fare si dice small talk, discorsi su questo. Pura. Questo però non riesce a gestire quelle complesse e è abbastanza penoso codificare nel nano. C'è tutta un'altra serie di applicazioni che invece si basa sull'information retrieval. Questo qui è parente del Deep Blue che aveva all'epoca, di IBM che aveva all'epoca vinto Jeopardy. Non so se lo ricordate. Adesso questo qui è già qualcosa che si basa un pochino sul machine learning, si tratta di andare a elaborare una domanda. Questo dopo spiego cosa sono, comunque questo qui è l'iniziativa dell'utente. La domanda va a determinare due tipi di informazioni di solito, cioè che tipo di risposta ci si attende. Sono domande che iniziano per cosa, quindi sono domande che iniziano per quando, quelle che iniziano per quanto. Questo è molto simile a quando Google vi risponde alle domande. E poi effettivamente si va a determinare quello che è una corrispondenza con un indice premasticato di documenti. Lì, quando si è andati, quando il bot è andato a individuare qual è la lista probabile dei documenti, va a segmentare, divide in sezioni che potrebbero costituire delle risposte appropriate. Questi qui vengono poi ordinati in base alla richiesta e di solito viene eletta una risposta. Questi sono particolarmente comodi da addestrare perché di solito poi subito dopo fai il filtro, per esempio la risposta ti è piaciuta o non ti è piaciuta, sì o no, così poi vai a correggere dopo. E poi invece c'è la struttura più complicata e tra l'altro anche quella più pericolosa, dove si va direttamente su machine learning, di solito con tecniche di deep learning, dove si va a mettere in campo poi tutto quello che è l'ultimo stato della ricerca, ma non sai che cosa risponderà questo benedetto, non lo sai. Quindi per i fini di business questo è completamente inutile, non vi volete cacciare in questa cosa, non è ancora adeguato. Si vanno cercando degli approcci per cui si concede alla macchina di generare, tipicamente con dei modelli di deep learning come questo, si vanno generando delle risposte, ma mettendo dei limiti forti a quali sono le parole in blacklist o le parole invece che devono essere per forza presenti. Ed è tutt'altro che semplice. Adesso questo. Dialogflow di Google. Dialogflow del Google Assistant. Sì, quello sì. Di Google Cloud. Sì. Quale sì. Di questi modelli si riconosce? È sotto, è un goal-based. È un goal based e in particolare questo è della prossima sezione. Ah, vabbè, basta, allora. Ma ci arriviamo su. Io sono più o meno a metà della presentazione, non sono abituato con questi tempi. Adesso passiamo alla parte invece dove noi ci aspettiamo un goal. Questa è ovviamente quella che è implementata negli assistenti. Gli assistenti sono delle collezioni di agenti e c'è all'inizio un discriminatore che decide quale risponderà e da cui poi le skill e gli altri modi con cui marketizzano lo sviluppo del singolo agente. No? Ora ci sono
dei modi vecchi per fare questa cosa e ci sono dei modi vecchissimi per fare questa cosa. Il modo vecchissimo è questo. Questa è una macchina a stati finiti, per chiunque abbia fatto ingegneria, matematica o informatica, se la ricorderà bene, questa è una cosa eccellente per andare a definire l'algoritmo che sta dietro a un toma. E purtuttavia, come sappiamo, è un po' gnocco. Non riesce ad andare oltre a quello che è esplicitamente il flow definito. Questo è un load manager, quindi dove se l'utente si attiene esattamente a rispondere a quelle domande è tutto bene. Dove invece l'utente anticipa delle domande dando già delle risposte, o non risponde, o risponde male, lui non capisce o ignora, evidentemente. Quindi, tipicamente, da quale città stai partendo? Questo è un esempio famoso perché è stato uno dei primi agenti conversazionali con business che effettivamente è stato messo in produzione. Si tratta di un sistema di prenotazione. E niente, se tu non segui tendenzialmente quelli che sono lo script, cose sbagliate o ora questo è un modo di condurre il dialogo, cioè di come passare da una domanda alla richiesta della risposta alla domanda successiva, e ce ne sono diversi. Un pochino più avanzato ma del tutto adeguato è un modello che chiamiamo frame-based, che è il giro appunto del tempo. Ed è quello che sta ancora alla base della maggior parte degli assistenti vocali. E poi ci sono delle altre variazioni sul tema, dove fra i vari stati della conversazione ci si passa in maniera probabilistica. Sono molto interessanti dal punto di vista matematico e in realtà anche dal punto di vista poi mimare effettivamente un'interazione con un essere umano, salvo che qui stiamo mancando completamente lo scopo. Questi sono agenti conversazionali task-based o call-based, non serve mimare un umano, nessuno gliel'ha chiesto, quindi anzi una risposta molto precisa è proprio quello che serve di solito. Si può andare a complicare la cosa finché si vuole, le tie neurali, il fatto è che in realtà in questo ambito non serve. Allora, a questo punto spendiamo, per concludere o quasi, qualche parola sull'architettura frame-based di Silvia. Si tratta di un'architettura basata sul concetto di ontologia di dominio. Un'ontologia di dominio va a definire dominio nel senso matematico e ontologia nel senso di ontologia. Va a definire per un certo task, quali sono le informazioni di conoscenza ammissibili e di cui abbiamo bisogno per riuscire a completare il nostro task. Lo scopo dell'agente conversazionale è quello di completare la sua ontologia con delle informazioni che sono rilevanti in quel dominio, dopo ci abbiamo fatto un piccolo esempio, e dopo che è effettivamente riuscito a completare la sua ontologia ne sa abbastanza per aiutarti a fare quello che hai chiesto. Eccolo qua, questa è la definizione. Il sistema che ha introdotto appunto negli anni 70 l'ontologia di dominio è il sistema frame-based, che si chiama GAS, che con relativamente poche modifiche è quello che è ancora alla base di tutti i nostri assistenti vocali. È qui che hanno iniziato a definire cos'è l'intent, slot, tutte queste qua. Adesso già questo è un esempio del 77 e io credo che sia abbastanza strabiliante.
mediante, e questo poi ci ritorniamo, perché questo esempio è simpatico anche per vedere qual è effettivamente la relazione tra chi prende, prende la parola, tra chi inizia le richieste. E qui c'è uno scambio a un certo punto di chi inizia le richieste. Adesso, in questo modo di strutturare l'oggetto conversazionale c'è il frame, che mi sembra di capire sia abbastanza conoscenza comune, dove si va a definire per un intent quello che è un frame. Quel frame è una collezione di slot da riempire con dei valori che devono essere presi da un dominio specifico. Per esempio di prima, io ho bisogno, per completare la mia prenotazione del viaggio, ho bisogno di sapere da dove vuoi partire, dove vuoi arrivare, che ora vuoi partire, a che giorno vuoi partire, che ora vuoi arrivare, a che giorno vuoi arrivare. Questi quindi sono gli slot da riempire, e l'agente conversazionale continua l'interazione fino a quando non ha completato la sua tautologia. E qui c'è il dominio, perché se nello slot della città invece gli mettono qualcosa che non è una città, allora il blocco di Natural Language Understanding deve richiedere di nuovo la informazione, non ha fatto bene il suo mestiere. Basta, in realtà è proprio semplice, tanto così. Questi sistemi sono associati poi a una domanda specifica per ciascuna delle informazioni, almeno una domanda specifica per ciascuna delle informazioni mancanti, perché quando si rende conto il dialog manager che non ha finito di riempire gli slot, deve ritornare a chiederli. Adesso questo mi fa saltare all'ultimo argomento, che è l'iniziativa del dialogo. Chi ha l'iniziativa del dialogo? Ci sono sistemi che hanno un'iniziativa, che l'iniziativa ce l'hanno loro, quindi iniziano con delle domande e controllano completamente il flusso del dialogo. Questi sono tipicamente i sistemi a stati finiti di più sopra, tanto non sarebbero in grado di supportare un dialogo che va fuori da questi binari. Ci sono invece dei sistemi che sono completamente user initiative, è l'utente che decide. Sono tipicamente sistemi molto corti, il conventional reply è uno di quelli. Insomma, una volta la risposta, finita lì l'interazione. Gas introduce il mix di initiative. L'iniziativa, per chi effettivamente sta guidando il flusso del discorso, può passare da uno all'altro. Adesso qui ritorno sopra e volevo farvi vedere dove l'iniziativa è cambiata. Qui l'iniziativa all'inizio è del sistema. Il sistema ha richiesto una precisa informazione del suo slot, del suo frame, un preciso slot, dove vuoi andare. E effettivamente poi l'utente ha riempito quello slot di un valore, vuole andare a San Diego, ma in più ha anche dato un'informazione aggiuntiva. Voglio arrivare a questo punto il sistema, che è completamente a stati finiti, senza, non avrebbe capito maggio 28 e l'avrebbe ignorato, avrebbe poi continuato a condurre lui l'iniziativa. Avrebbe chiesto probabilmente come seconda cosa in che giorno può partire. Fa una brutta esperienza, l'utente dice, ho già detto maggio 28, va bene. Mentre invece qui l'utente ha preso l'iniziativa di guidare il discorso, il dialogo su altro binario, peraltro completamente compreso, quindi subito dopo l'iniziativa se la riprende il gas. Ora vuoi partire, a 28, e devo essere a San Diego prima delle 10. Adesso qui a un certo punto il client, che poi è di nuovo l'utente, ha ripreso l'iniziativa, ha fatto una domanda. Gas risponde, è stato istruito per essere in grado di
spaventamento di chi sta conducendo il discorso. Del 77, per inciso, con questa domanda lui è anche andato fuori dall'intent originario, ha aperto una parentesi, l'utente è passato su un altro intent, e dopo Gas lo riporta, quando l'interazione lo sta andando avanti, lo riporta sui binari che servono per riempire l'ontologia, per finire di completare il task. Devo prenotare, per favore, adesso ho dato le mie informazioni, mi ha chiesto dammi l'interno. Ecco quindi l'iniziativa, anche qui l'iniziativa, a parte una questione tecnologica, ma anche di design della soluzione. Ci sono casi in cui si può fare carrying, dove ci può essere un'iniziativa, ci sono casi in cui si può fare soltanto assistenza. Questa è l'architettura di personal assistant adesso, e si riesce a ritrovare completamente quello che abbiamo visto anche in cambio di iniziativa. Si inizia di solito da un'iniziativa dell'utente, il blocco di recognition poi del parlato, l'unità che va a determinare semanticamente che cosa si sta intendendo sul testo, l'interpretazione semantica viene aumentata e di basi dati, ontologie esterne, Reddit, ce ne sono tante che sono state già parzializzate, sono disponibili, e con il contesto. L'interazione con il contesto consente per esempio di capire se il tizio ti dice voglio la seconda opzione che cosa? Ma aspetta, nel giro precedente ti avevo dato tre opzioni e voglio la seconda, e così posso effettivamente andare a interpretare. Nell'interpretazione vado a vedere, a riempire i miei slot, vedo se l'ontologia è stata completamente riempita. Se non è stata riempita, l'iniziativa passa a me, il sistema, lì vado a chiedere, decidere quali dettagli chiedere, chiedo. A questo punto mi aspetto di nuovo che l'utente fornisca i nuovi risultati. Se invece arrivati a un certo punto la mia ontologia è completa, posso effettivamente andare a performare l'azione a completare l'azione richiesta, e niente, di solito si dà un feedback, perché se no fanno capire il feedback, sì, ok, ho impostato la sveglia alle 7:30. Niente, 77, e lo stiamo tornando adesso, lo provo adesso. Questo conclude abbastanza la panoramica, spero che sia stato interessante. Ci sono quelli che sono poi i miei focus su come andare a migliorare i blocchi di interpretazione del linguaggio naturale, perché ovviamente le parti di queste infrastrutture che vanno a interpretare il linguaggio naturale sono ancora del tutto perfettibili. Quando andiamo a litigare con anche Google ci rendiamo conto, di solito si cerca di chiedere tre cose: andare a determinare vagamente di che argomento stiamo parlando, questo è utile sia in chatbot che nei task, nei task oriented, andare a determinare qual è l'intento, qual è effettivamente poi il task richiesto, quindi questo è di che argomento in generale si sta parlando, questo invece che cosa mi sta effettivamente chiedendo, questi sono questo è un clustering e questa è in realtà una classificazione. E infine bisogna andare a riempire gli slot della ontologia. Questo è un ulteriore tipo di task di machine learning che si usa in estrazione di informazioni, si usa anche in tanti altri, anche in tanti altri ambiti. Questo è un esempio di quello che fa la parte di natural language understanding, e cioè prendere il parlato e tramutarlo negli slot. Sembra chissà che cosa, in realtà è dagli anni
fatta grazie a dei nuovi ricerche che sono iniziate da Google, secondo Facebook, è assodata e sta andando benissimo, la usiamo correntemente per realizzare qualunque tipo di interpretazione testi che serva. C'è un'ultima slide di generici miglioramenti, spunti che abbiamo trovato. Probabilmente sono tutti su due filoni principali: uno, fare in maniera tale che la gente riesca a capire meglio, capire sempre, più spesso, capire più spesso quello che stiamo dicendo e indirizzare il dialogo nella direzione corretta. Un altro invece è cercare di renderlo un pochino più gradevole da usare, quindi uno è per i fini, per lo scopo, l'altro per la gradevolezza. Idee ce ne sono tante, come al solito, che sono tante ricerche, che facciamo idee, ci provano, andiamo in un mondo molto bello. Non so quanti minuti mancano, se sono andato fuori. Tutte le soluzioni Apache, mirabilmente integrato, che insomma, il bello dei progetti open source è che ciascuno vive di vita propria, il brutto dei progetti open source è che ciascuno vive di vita propria, quindi non dico che non ci sia valore in Watson in quanto rimarketizzazione e integrazione, c'è un forte valore perché se io ho bisogno di atterrare velocemente per scopi di business su una soluzione, non vado a reinventare già fatte in caso di linee, però posso, se ho bisogno, di modificare delle parti, perché ho bisogno di fare, per esempio, delle ricerche, spingere un pochino più in là. Okay. Da lì effettivamente inizio a lavorare su altre. Altre invece come Facebook e Microsoft, adesso negli anni 90 e 2000 ero un po' contrario alle loro politiche, e invece adesso hanno intrapreso una strada di appoggio dell'open source che è meraviglioso, e loro sono fortissimi consumatori. Fortissimi contributori. Loro adesso, di sicuro lo saprete, però GitHub è loro. Anche LinkedIn è loro, sì, non è molto open source, però sì, anche LinkedIn è loro. Hanno fatto un programma di sponsorship, non per il contributore, ma forse qualcosa che sponsorizza il progetto di soluzione. Loro sponsorizzano tramite GitHub l'open source? Sì. Ci sta. Però con un programma specifico, tipo 3 giorni fa. Meraviglioso. Adesso loro si stanno conformando a Docker, che dal punto di vista poi delle operations consente quindi l'interoperabilità, cioè stiamo parlando di Microsoft che favorisce l'interoperabilità, cioè negli anni 90 va a vedere.
è più open source di quanto è open source Chrome, perché in realtà è Chrome il prodotto open source, no, mi assicuro. Domanda più diciamo è on-prem, scusa, un po' logica, ma c'è comunque il fatto della evoluzione della conversazione ha portato diciamo veramente a discussioni umane alla ex macchina o è solo diciamo hype perché c'è in giro e basta? No, soltanto tutti. In sostanza anche dei papà che parlano. No, è proprio. Ma adesso io sono particolarmente agitato su questo argomento negli ultimi 6 mesi. Perché è da un paio d'anni che esistono da un annetto che stanno andando molto bene dei nuovi approcci di learning, delle avversario. E queste riescono effettivamente, utilizzati in una certa maniera, anche a produrre dei testi che sono strabilianti. Potrei farvi vedere un sito che c'è da dire. Ma secondo me GPT-2 non lo batte nessuno. GPT-2? Sì, sotto c'è quello pronto. Ah, ok, perfetto. No, okay, sotto c'è quello pronto. Quello lì. Tu hai visto la demo? L'avevo anche postato su LinkedIn. L'ho vista, perché hanno postato. Sai che qualcuno ha utilizzato una versione medium dell'insieme di variabili. Cioè 345 milioni di variabili, non sbaglio. Ah, no, così. E creava solo trama di Avengers. Produce dei testi di testi completamente verosimili, di lunghezza. A partire da un IC, questo è un task che in machine learning è in realtà si chiama language modeling è quel task per cui tu da una parola, da un premio di parole c'è un premio successivo. Il bello di questo task è che si può addestrare sul testo di cui è scraping, quindi questi qui possono tranquillamente essere addestrati con tinta di roba che si scrive da sotto internet ed è in grado appunto se tu inizi di scriverti gli script di GPT, messo poesie, copioni, gli fanno generare anche del filtro HTML, fatto scrivere anche di quello, da su, se metti 4 tag e lui cerca di generare dell'HTML, poi non arriva da nessuna parte. Più banalmente mi sembra che questo non è neanche nuovissimo, se è vero, perché da molto tempo gli aggiornamenti meteo negli Stati Uniti sono in attesa della macchina, però gli aggiornamenti meteo sono con opportune previsioni, sono cose che sono più generale di test automatico, però fanno controllare con mano, se no ritorniamo a Microsoft Tile. Lavoro con il customer telefonista, qualsiasi lancio, eccetera, quello è abbastanza. Io ho il piacere di star lavorando per un cliente con un'infrastruttura applicata per lavorare sulle analisi automatiche di immagini, per cui
già fatto qui a Pasquale. Sono molto comodi in realtà per queste cose qui, dove sono state statistiche, sono state portate. Sì, così tu capisci la copertura, ce ne sono altre cose. E poi gli studenti sono pazzi, fanno le pazze, Facebook, il volle. Sono dei sistemi di inferenza logica in realtà e vengono, quindi sono cose che sono capaci di dire Socrate è un uomo, tutti i blocchi sono mortali, allora non finiscono da solo, Socrate è mortale. Su questo tipo di inferenza non ha senso farla in maniera probabilistica, numero uno. Mi spiego, non è che Socrate fosse mortale, Socrate è proprio mortale. Quindi su queste cose il machine learning, la statistica ci azzecca un po'. Qui dentro, per esempio, Mitsuki fa uso di questi sistemi all'interno. Per esempio, se a Mitsuki gli chiedi, ma senti, ma io posso mangiare un muro? Lei sa, perché è una degli internet che ho visto negli esempi, lei sa che la domanda posso mangiare un muro, devi sapere il muro di che cosa è fatto. Lei va con le ontologie e i sistemi di inferenza a guardare la relazione muro, composizione, mattoni, va a guardare poi la relazione mattoni, cibo, no, risponde no. Quindi lei usa l'ontologia in questa maniera. No, non è che sono male. Però non sono chiamati intelligenza artificiale. Purtroppo intelligenza artificiale è un pessimo termine di cappello di marketing, che non purtroppo mi ci devo aderire anch'io, perché sennò la gente mi chiede, ma tu lo fai? Sì. Nel tempo ha acquisito connotazioni prima positive, poi negative, poi come significato, adesso positivo di nuovo, ho 5 anni siamo dentro di nuovo. Mi sembra schematico. Tre mesi fa è negativo quando questi fenomeni hanno, mesi fa, hanno preso una frase dicendo che questi fenomeni ha detto che le macchine ci uccideranno, quando in realtà era probabilmente per un testo. Ho commentato un filosofo settimana scorsa che ha detto che è pericolosa l'intelligenza artificiale, del principio di intelligenza artificiale che è del cambiamento climatico. Aspetta un attimo, un filosofo. Dai, su che base? La domanda è se pensavi più all'intelligenza artificiale o a noi stessi come peggiore di minaccia. Direi che dobbiamo chiudere qua perché ci sono le due presentazioni degli eventi e poi continuiamo a fare. Grazie mille. Quando arriva con delle domande cerchiamo di portarlo verso effettivamente.